Noi siamo su, alti, sì. Seguiamo il cane, pum, 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 pum. Mamma arriva, ci porta, boom. C'entra questo cadavere dentro, tutto lungo, con la bottiglia da una parte, la pistola. Ci sono altri cani qui vicini. Andiamo giù, piedi in primo piano, laggiù arriva l'aereo, escludiamo i piedi, facciamo questo, la pancia dell'aereo che ci sopra. Il film comincia in una zona vicino ad un aeroporto con dei cani che stanno mangiando il cadavere di un personaggio che non si sa chi sia. Questa sembra una cosa estranea alla trama del film. Muore anche un ragazzo molto giovane, un ragazzino che viene investito da un SUV con la sua macchinina. L'investigatore Corso, Luca Argentero, si mette sulle tracce di qualcuno, comincia ad indagare, a scoprire che c'è qualcosa che non va. L'idea del film ha a che fare sicuramente in qualche modo con il nostro paese, con certe trame alle quali siamo abituati e che ogni tanto sui giornali leggiamo. Stavo facendo delle domande in giro sull'incidente, questi mi hanno detto di starne fuori. Non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, qualcosa che non vogliono che scopra. Luca Argentero è una scelta... Beh, insomma, a me piace il suo fisico. Qui è, poi addirittura nel film c'è una scena dove lui fa una lotta completamente nudo contro tre mascalzoni. Corso è un ex poliziotto. Io lo immagino un po' come un supereroe, un fondamentalista, un integralista, uno che ha scelto una strada e la segue e la impone e vorrebbe che il mondo andasse secondo certe leggi di ordinaria morale che però, come ben sappiamo, nel mondo di oggi insomma sono difficili da rispettare e da far rispettare. Che affari fatti d'oro? Pensato a te. I just don't know. Il primo giorno sul set era la scena dell'obitorio. La mia prima scena piena di urli, piena di carica, disperazione, rabbia e tutto insieme, quindi c'erano tanti elementi, erano degli elementi primari, erano delle cose che comunque uno le sente, quindi mi veniva bene che ogni volta che facevano ciak mi mettevo a piangere, quindi tutti felici, tutti contenti. Erzigova era la mia prima idea perché ha due figli e quindi sa cosa potrebbe voler dire perderne uno. Nei suoi occhi si legge una sensibilità, non è soltanto una bella copertina e magari stupida, ma è una donna che pensa. Questo è il mio primo film. Interpreto il personaggio di Tommy, il figlio della protagonista, diciamo. Muoio in questa macchina proprio dietro di me, la tragica morte, un incidente. Se il SUV viene giù alla velocità con cui ha fatto la prova, con quel rostro davanti, becca la favolare per questa macchinina. Azione! Il personaggio che Marco mi ha proposto, che Marco mi fa fare, è un personaggio che non capiamo bene fino alla fine, perché non si capisce bene da che parte sta. Però è un personaggio, secondo me, abbastanza chiave all'interno di questo film. Ed è forse il personaggio che rappresenta meglio lo Stato. Non ci sono tracce di altri buchi. E secondo te sei fatto la prima pera proprio oggi dopo avermi chiamato? Già, perché ti ha chiamato? Ma mi spieghi perché fai sempre lo stronzo?
Tu lo sai benissimo com'è andata, solo che fai finta di non vedere, come al solito. Io non salto subito alle conclusioni, è un brutto vizio. Anche in quella scena lì c'è da parte mia una sorta di gioco psicologico, di provocazione continua nei suoi confronti. I due hanno un background. Lui era un mio allievo. Ora che ci scontriamo ho delle carte da giocarmi, insomma. Questa è casa mia. Carina, una casa semplice così, essenziale. C'è uno strano gioco di qualcosa che c'entra con una incredibile attualità. Indico al senatore che può approfittare di questa donna, assolutamente bella lei, mi sembra. Questi giochi erotici, maschilisti, così, mi ricordano qualcosa di abbastanza normale, non pensando di essere qui in Italia. Siamo nel centro del potere, questo è il centro del potere, è dove tutto passa, tutte le intercettazioni, le telefonate, le informazioni, le notizie. Questa è la sala NOC della Telecom, sostanzialmente quel video wall che sta lì era già presente, noi abbiamo inserito un contributo nostro. È un ambiente molto delicato in quanto qui gestiscono tutte le chiamate con l'estero, insomma è un ambiente delicato per la valenza del posto, diciamo. Cioè, stiamo girando è il corso che viene da me, per sapere il telefono del ragazzino, sapere con chi stava parlando poco prima di morire. Cosa ti serve? Un controllo sulle ultime chiamate in entrata e in uscita. Il ragazzino che è morto ieri notte nell'incidente? Sì. Se era un incidente, perché vuoi sapere con chi stava parlando? Curiosità. C'è stato, secondo me, un incredibile lavoro di scenografia e di ricerca delle location che raccontano moltissimo dei personaggi, per cui quando i personaggi si incontrano non c'è bisogno di raccontare e di spiegare chi sono, perché i posti attorno a loro raccontano moltissimo di loro. Quando abbiamo parlato la prima volta con Marco, lui mi ha detto che voleva farne una cosa che fosse un po' da thriller americano, diciamo. Abbiamo sempre cercato di uscire un po' dagli standard classici della fotografia, di quello che poteva. Infatti non sono obitorio, ho tolto le lampadine, ho messo le candele proprio per modificare un po' quello che era l'impianto generale della cosa. Però funzionava, pagava come tipo di cosa. E creava soprattutto quell'atmosfera di drammaticità che serviva prima di tutto agli attori per immedesimarsi nella cosa. È una ripresa che facciamo con lo Steadicam, è tutta legata, partendo da giù, da fuori di questo montacarichi, e sino a entrare dentro e poi passando da soggettiva a oggettiva, descrivendo tutto l'ambiente, l'ufficio con i vari componenti dell'ufficio, la prima volta che entriamo in questo posto. Azione! Il mio personaggio si chiama il Calabrese ed è un killer dell''ndrangheta che cerca di depistare il protagonista, il nostro detective Corso, dalle sue indagini e cerca di farlo in tutti i modi, anche con le cattive maniere, anzi soprattutto con le cattive maniere. Oh, mi raccomando Corso, non fare cazzate, ci tengo, è nuova. La sai guidare, no? No. Allora, la prima in basso. Via, via! State andando, lui si volta, dà una spinta all'altro, che capisce. Vai, vai, vai! Viene colpito l'altro alla spalla. Azione! A inseguire e subito anche il cicciotto, boom boom boom.
sceneggiatura è molto bella e oltretutto è anche molto elegante, cioè, ha dei dialoghi sottili. Una volta a letto Coppione mi sono innamorata del carattere, del proprio del film, del soggetto, di come è scritto bene, è scritto benissimo. Ogni parola è molto misurata. Lei era in polizia fino a qualche anno fa. Sì. Poi è successo quel fatto e quindi ha dovuto lasciare. Vorrei che fosse chiaro che sto cercando di evitare altri traumi a Michelle. Non capisco. Però non mi dice niente. Non posso. Perché? C'è qualche cosa di così terribile che io non debba sapere. Non ho detto questo. E allora? E allora quello che so lo posso dire solo che mi ha ingaggiato. Quindi a me? Visto che sono io quello che paga. Mi è capitato, come raramente mi era capitato in vita mia, di fare una scena di fronte a una persona, guardarlo negli occhi e avere paura veramente. Cioè, mi è capitato proprio di avere paura, cioè di essere completamente ipnotizzato e in soggezione rispetto allo sguardo e all'intensità di quello sguardo. Eva è ovviamente una sorpresa, nel senso che un altro grandissimo merito di Marco, secondo me, è quello di aver fatto delle scelte molto poco convenzionali. Fisicamente per me era perfetta, non sapevo che sarebbe stata in grado di essere così brava, ma me l'immaginavo. Claudio è la seconda scelta poco convenzionale. Era bellissima l'idea di un poliziotto cattivo, anche insomma, perché si porta dietro magari un'immagine popolare e molto positiva, molto familiare. Invece è bello che ci sia questo cortocircuito, no? Nel vederlo nei panni del poliziotto cattivo, arrabbiato e sporco. Marco è un regista maturato molto, lo ritrovo dopo quasi 20 anni, lo ritrovo molto più, ovviamente, molto più sicuro, ma anche calmo, anche più rilassato, e però è lo stesso regista di quando abbiamo lavorato insieme, attento, entusiasta, ama tantissimo gli attori. Infatti lui potrebbe anche fare l'attore potenzialmente, perché poi interpreta molto bene le cose quando deve spiegare a un attore come muoversi, come fare, eccetera. A classe, è una persona elegante, è un intellettuale, quindi la sua eleganza è un'eleganza di pensiero, oltre che di modi. L'ambiente del set è di una positività, di una calma, cioè Marco comunque il modo come gestisce le cose è molto, molto calmo. È un uomo d'altri tempi, Marco Risi. Fantastico, perché ti dice una, due frasi, ma che racchiudono veramente quello che lui cerca, no? Non tante parole. E lo fa in una maniera rilassata, questo mi ha colpito di più. Non posso nascondere che è veramente il piacere stare qui e fare il mio terzo film con Marco, è veramente... Mi rende molto molto felice, mi fido moltissimo di Marco, mi metto nelle sue mani e credo che pure dall'altra parte lui si fidi di me, no? Marco, sì, lo posso dire, è una persona a cui voglio veramente tanto tanto bene. Mi piace moltissimo la sua apertura verso le idee e la possibilità di creare qualcosa sul set nel momento in cui si gira. Beh, lui è bravo, in tutti i sensi. Se lui un giorno mi dice cresciti le tette, fatti la quarta, io vado dal chirurgo, mi faccio la quarta. Una cosa incredibile del lavorare con Marco è il quanto i dettagli raccontino, cioè fa una quantità tale di riflessioni e di piccole osservazioni su delle piccolissime cose. Andiamo a comprare delle arance arancioni. Delle arance arancioni. Vedi, guarda quella fetta d'arancia lì, quella è arancione. Che rendono tutto molto credibile. Forse il bicchiere non è neanche giusto questo. Ci sono quelli un po' più lunghi. Effettivamente la vita è così. Amiamo noi.
Stiamo sfiorando le tre ore, probabilmente questa scena, dice il regista, non verrà neanche mai montata.